Per cominciare, vediamo l'animazione virtuale sulla macchina di Papin. Andiamo su animazioni e filmati e poi macchina di Papin. Facciamo partire l'animazione virtuale. Adesso vediamo un attimo come funziona. Qui sono descritte le tre fasi della macchina di Papin. La macchina di Papin è del 1690. Consiste in un cilindro dove può scorrere un pistone che viene spinto dal vapore. Quindi in pratica è un motore che funziona con il vapore. Dentro il cilindro c'è un po' d'acqua liquida che viene riscaldata da una fonte di calore esterna, cioè c'è un combustibile che brucia e quindi fa vaporizzare l'acqua. Si crea quindi all'interno del cilindro del vapore molto caldo ad alta pressione. Questo vapore ad alta pressione spinge su il pistone, quindi compie lavoro, spinge il pistone e lo solleva. Quindi il movimento del pistone è prodotto dal calore, questa si chiama potenza motrice del fuoco nel linguaggio dell'epoca, cioè è il fuoco, quindi il calore, che produce la potenza motrice, cioè produce il movimento, o meglio produce il lavoro meccanico. Per funzionare però come macchina termica è necessario che questo motore funzioni a ciclo continuo. Quindi deve avere un funzionamento ciclico. Il pistone va riportato in basso e bisogna riportare tutto il sistema nelle condizioni iniziali. Se si lasciasse pieno di vapore caldo qua dentro ad alta pressione, bisognerebbe fare, diciamo, un lavoro contrario per riportare giù il pistone, un lavoro contrario rispetto a quello che il vapore ha compiuto sollevando il pistone. Quindi il motore non darebbe nessun vantaggio, perché il lavoro che il vapore ha compiuto durante la fase di espansione, adesso noi dobbiamo fornirlo indietro alla macchina per riportare il pistone nella condizione iniziale. La macchina invece fornisce un guadagno netto soltanto se noi facciamo molta meno fatica a riportare il pistone nella posizione iniziale. E per far questo, quindi, è necessario che prima noi liberiamo il cilindro dal vapore che vi è contenuto. Quindi bisogna rimuovere il vapore. Lo si fa raffreddando tutto questo sistema e facendo quindi condensare improvvisamente il vapore che diventa acqua liquida. A quel punto non esercita più alcuna pressione perché il vapore non c'è più, c'è soltanto uno strato d'acqua liquida in basso e quindi il pistone ricade giù sotto l'azione del peso del pistone e della pressione atmosferica esterna. Quindi il lavoro che noi dobbiamo compiere per riportare il pistone in basso è praticamente nullo. E al termine del ciclo termico noi abbiamo un guadagno netto, perché il vapore ci ha fornito molto lavoro durante l'espansione, durante il sollevamento del pistone, ma poi il pistone è sceso per inerzia senza che noi abbiamo dovuto compiere nessun lavoro per riportarlo nelle condizioni iniziali. Vediamo quindi l'animazione virtuale che si trova nel sito di Luciano Piazza. Questo è il cilindro con il pistone, questo strato blu è uno strato d'acqua liquida e questo rosso invece è il vapore che si sta formando perché sotto al cilindro c'è un combustibile che viene bruciato, quindi si riscalda l'acqua liquida e vaporizza. Tra un attimo farò partire l'animazione virtuale e vedremo che il calore prodotto dal bruciamento del combustibile farà produrre sempre più vapore in pressione e farà ridurre lo strato d'acqua liquida perché l'acqua si trasforma in vapore. Vediamo. Arrivati a questo punto abbiamo terminato la fase 1, espansione del vapore. Il pistone sale per effetto della pressione del vapore che vince la pressione atmosferica e il peso del pistone. Quindi questa è la fase attiva della macchina di Papin, è la fase in cui il vapore ha compiuto lavoro meccanico. Ora inizia la fase 2, bisogna raffreddare il cilindro e far condensare il vapore. Nell'animazione virtuale viene spruzzata dell'acqua fredda sull'esterno del cilindro e il vapore che era contenuto nel cilindro improvvisamente si condensa in acqua liquida. Viene a mancare completamente la pressione che c'era all'interno. Quindi si crea un vuoto parziale all'interno del cilindro, qua non c'è più pressione. Perciò la pressione atmosferica e il peso del pistone possono agire indisturbati e riportare il pistone in basso. Vediamo qui l'azione della pressione atmosferica e il pistone che ricade in basso. A questo punto la macchina è pronta per iniziare un nuovo ciclo termico.
Il calore produce la vaporizzazione dell'acqua liquida, si produce il vapore e il pistone sale di nuovo. Vediamo adesso la macchina funzionare a ciclo continuo. Il pistone sale, lavoro meccanico, viene raffreddato questo vapore, adesso lo rivediamo, viene raffreddato, si condensa, il pistone cade perché c'è un vuoto parziale all'interno. Lavoro meccanico, raffreddamento, il vapore condensa, il pistone cade. Rivediamo ancora dall'inizio, lavoro meccanico, raffreddamento del vapore, il pistone cade e ricomincia il ciclo. Ad ogni ciclo questo motore termico dà un guadagno netto di lavoro, perché il lavoro che il vapore compie sollevando il pistone è molto maggiore del lavoro che dobbiamo compiere noi dall'esterno per riportare il pistone in basso. Anzi, il lavoro che dobbiamo compiere noi è nullo, perché ci pensa la pressione atmosferica e il peso del pistone. La macchina di Papin è una delle prime macchine termiche che furono inventate e quindi non è ottimale, infatti ha per esempio un grosso limite, che è quello di avere la caldaia, il sistema mobile e il condensatore nello stesso luogo, cioè nel cilindro. Vediamo che significa caldaia, sistema mobile e condensatore. La caldaia è il luogo dove si produce il calore, quindi dove si brucia il combustibile. Il sistema mobile è il pistone che va su e giù e il condensatore è il luogo dove il vapore ormai esausto, diciamo, il vapore ormai che ha compiuto lavoro e che ha sollevato il pistone deve essere condensato in acqua liquida. E questi tre ambienti nella macchina di Papin sono lo stesso ambiente, cioè il cilindro. Vediamo infatti che nello stesso ambiente si produce il riscaldamento del vapore, si produce anche la condensazione del vapore e si produce anche il lavoro meccanico. Quindi lo stesso cilindro fa da luogo di riscaldamento, caldaia, luogo del movimento del pistone e luogo di condensazione del vapore. Quando i tre ambienti coincidono nello stesso cilindro, il sistema è poco efficace, perché il cilindro subisce grosse escursioni termiche, in quanto si riscalda non solo il liquido, il vapore che sta dentro, ma si riscalda tutto il cilindro e poi si raffredda tutto il cilindro. È meglio separare i tre ambienti e questo lo farà James Watt con la sua macchina a vapore perfezionata. Ultima considerazione, l'attore protagonista all'interno di una macchina termica è l'acqua. È l'acqua distillata che prende il nome di fluido operante. Fluido perché passa dallo stato liquido allo stato di vapore e viceversa. E noi sappiamo che liquido e vapore, in una parola, si può dire fluido.